ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto ci tengo a scusarmi per la voce perché parlo a bassa voce, ma i miei dormono, soprattutto mio fratello, e non vorrei svegliare alle 6:30 di mattina. Sto facendo il caffè e spero non esca mentre parlo, e che prendo sempre prima di fare colazione. Stamattina vi faccio vedere una colazione un po' diversa, il pancake ciccione 2.0, perché ho cambiato ricetta e farò anche un video a parte. Però stamattina pancake con farina di farro, farina di castagne e albume. Lo farò nella casseruola questa qui e sopra ci metterò della Choco Relax. Quindi questa sarà la mia colazione, poi scappo da nonna, scappo in negozio e alle 11 vi faccio vedere il punto chiave del video, ovvero l'allenamento di funzionale con Manuela. Ve la presento e partiamo. Eccoci ragazzi, allora, viaggio temporale, siamo in negozio, sono le 10:20 e io fra un'oretta più o meno mi devo andare ad allenare. Ho fatto delle cose per il negozio, ho studiato e ora stavo vedendo degli hotel per Valencia, dato che andrò a Valencia ad aprile. Quindi se avete consigli su Valencia, cosa visitare, scrivetemi nei commenti. Ok, ora vedo gli hotel, poi devo andare a cambiarmi a casa, prendo il pre-workout che è quello lì, ora ve lo faccio vedere. Quello lì. Prendo il pre-workout, vi dicevo che è il migliore secondo me sul mercato, quello della BPR, perché si fa sentire veramente tanto e non ha caffeina, il che è molto positivo secondo me. Vabbè, io ora ho prenotato l'albergo, vedo un po' e poi ci si vede in allenamento. Vi faccio vedere il centro, ragazzi. È una fortuna che l'hanno aperto qui da me a Campobasso, perché è una struttura di un altro livello. Ci vediamo dentro. Allora, ragazzi, stavo impostando il Polar, perché oggi dobbiamo vedere un po' come va la mia attività. Mettiamo allenamento di forza e poi avvieremo quando partiamo. Allora, Polar, quindi allenamento di forza mettiamo, perché è l'unico che più o meno si avvicina. Vi faccio vedere tutto. Allora, il kettlebell, poi attrezzini carini. Guardate che spettacolo è questo. Beh, attrezzini carini, il jump qua, poi tutti i bilancieri, quello tecnico, quello da 20 eccetera, i manubri esagonali che sono veramente veramente uno spettacolo. Poi la lat, cioè no, la lat sta lì, questa è per fare le trazioni nel caso dei tricipiti e tutto, e il rack veramente ottimo. Vedete i dischi, sono quelli grandi, quelli precisi. Abbiamo detto lat machine, altra barra per trazioni, il timer lì sopra la lavagna che ci serve per il tempo. Io sì, no, infatti non lo so, sto vedendo. Sto vedendo qua. Ti comincio a camminare sulla fascia. Vieni. Allora ragazzi, vi presento Manuela. Saluto a tutti. Lei ha anche un canale YouTube, poi lo scrivo sotto in descrizione. Facci vedere cosa facciamo oggi. Ok, allora ci facciamo
Un EMOM di 10 minuti, oggi lavoriamo con la forza. Quello lì, perfetto, okay. Questo. Esatto, questo? E okay. Poi lavoriamo a minuti. A minuti, ma è esatto. L'AMRAP? È più o meno un AMRAP, okay. Soltanto che non facciamo 20 minuti, ma facciamo 30 minuti. Che è invece questo? Delle ripetizioni, okay. Andiamo a minuti. Ok, quindi perfetto. Un minuto di stacco, 30 secondi di Barbies, un minuto di press, 30 secondi di swing, okay. Un minuto di lancio e 30 minuti. Quindi, ricapitolando, se non muoio riesco a montare il video, altrimenti ce la fa, ve l'assicuro. Riprendete il chip della telecamera e scoprite la causa della morte. Io attivo fra poco qui e vi faccio vedere qualche clip dell'allenamento. Magari metto la telecamera da qualche parte e ve la faccio vedere. Sì, vedete come montiamo. Noi iniziamo. Perfetto. Appena tornato a casa, la batteria della telecamera mi sta mollando, quindi vi faccio veloce veloce vedere come preparo la mia patata dolce da 400 grammi post workout. Partiamo. Prendete un piatto, patata, bucatela in questo modo qui. Dovete metterla nella carta, bagnarla così sotto l'acqua, metterla in microonde circa 10 minuti, non troppo perché questa cuoce subito, mi raccomando, non troppo. Ecco, allora, mentre ho preso la creatina, l'integrazione post allenamento che sto facendo in questo momento varia dalla creatina più vitamina C dei giorni off all'aggiunta di HMB nei giorni on, quindi di allenamento con i pesi. Intanto accendiamo la piastra per il pranzo. La patata sta quasi finendo la cottura in microonde. Qui abbiamo l'orata, filetto di orata fatto da me, quindi non è perfetto, già condito con sale e erba cipollina, buonissima l'erba cipollina, per chi non l'ha provata straconsigliata. Aspettiamo 2 minuti che si finiscono di fare le patate e vi faccio vedere come vanno in padella.
ci ho messo anche un pezzettino di zucca perché ho fame, lo vedevo lì questo pezzettino di zucca in frigorifero da solo, mi faceva un po' pena, allora ho deciso di mangiarlo. Mettiamoci all'opera. Allora, mettiamo dorata. Perfetto. Ora non ci resta che aspettare. Noi ci vediamo post pranzo. Allora ragazzi, mamma mia, oggi sono stanchissimo. L'allenamento è stato massacrante, ma l'avete ben visto. Direi che l'avete ben visto. E ho studiato questo primo pomeriggio, ora dovrei andare in negozio, ma prima di andare in negozio ci tenevo a dirvi qualcosina, perché ultimamente nelle ultime settimane sto facendo delle dirette del lunedì che devo dire mi fa piacere che seguite in molti. Le dirette le faccio su Instagram, quindi per chi non ha il mio account ve lo lascio qui da qualche parte, AntoFitChef, e faccio delle dirette dove parliamo del più e del meno, dall'indice glicemico allo stress, al timing dei pasti, eccetera. Diretta di lunedì prossimo la vorrei fare sullo stress, su quanto lo stress incide, specialmente per quanto riguarda le donne e le ragazze sul ciclo. Vi chiedo il vostro feedback sia sulla prossima lunedì, se può andarvi bene questo argomento, e sia per di cosa parlare nei prossimi vlog, perché in ogni vlog, per chi non può seguire ovviamente le dirette di Instagram, vorrei cercare di trattare in maniera proprio breve un argomento, quindi anche che ho già trattato, quindi le varie tipologie di cibo, il timing dei nutrienti, lo sviluppo personale, una di queste cose, una di queste tematiche la voglio trattare già a partire dal prossimo video. Io da qui posso dirvi che è tutto, da questa fredda casa, dato che sta nevicando, è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie ancora per la visione. Io vado a mangiare.